In the last 4 months, I can still remember the day, January 10th. C'è in corso una grande sfida nel campo dell'energia. Si sta cercando di capire come funzionano i meccanismi della fotosintesi che avvengono nelle foglie per ottenere carburanti chimici a partire dall'energia solare e dall'acqua. Le piante, infatti, riescono a rompere i legami che tengono uniti idrogeno e ossigeno nella molecola d'acqua, grazie alla luce del sole. Possiamo riprodurre in laboratorio questa specie di miracolo, ma fino ad ora è stato molto difficile e costoso. Ma durante un esperimento eseguito il 10 gennaio di quest'anno, nel mio laboratorio, siamo riusciti ad ottenere un catalizzatore che si può immergere in un bicchiere d'acqua, dargli l'energia equivalente a quella che il sole fornisce alle piante durante la fotosintesi e vedere le bollicine di ossigeno che emergono dalla soluzione. Questa è la grande scoperta della fotosintesi artificiale, che emula quello che fanno le piante. Con questa scoperta, e per il fatto che il catalizzatore è economico ed abbonda in natura, posso finalmente dire che l'energia solare sta diventando la nostra portata. È una scoperta che ci permette di fare un grosso passo in avanti e ne conseguirà che nei prossimi mesi ci sarà un forte aumento dell'attività di ricerca e questo sarà molto importante.